scelta europea invece c'è Edoardo Cantini, eccolo qui, quindi dopo questa foto chiedo ancora di salire, prego, prego. Grazie, grazie, grazie mille. Anche lui i nostri ringraziamenti, anche lui l'assegno da firmare. Eccolo qua. Faccio la penna qua, forse meglio questa. Questa è la penna. Anche per te due battute. Ma io vi ringrazio per averci invitato qua, io sono candidato con scelta europea, sono un candidato indipendente, ho deciso di candidarmi con scelta europea soprattutto perché il nostro candidato alla commissione è Guy Verhofstadt e credo che abbia fatto qualche cosa di importante durante il suo i vari mandati politici, sia quando era in Belgio sia da quando è in Europa, e credo che sia una delle migliori garanzie. Personalmente, avendo lavorato nel campo della cooperazione, ringrazio Gabriele, Alessandro, Pietro, soprattutto Pietì, thank you for your speech here today, perché questa è la testimonianza di un lavoro che si può fare realmente. Io credo che il commercio internazionale sia qualcosa di importante, al Parlamento europeo c'è una commissione sul commercio internazionale. Un'esperienza come questa si debba trovare assolutamente spazio in questa realtà politica, perché devono essere affermate, perché siamo comunque, viviamo tutti in questo mondo, e il commercio ecosolidale ci dà proprio l'idea di una comunità veramente che chi sta meglio si toglie qualche cosa per darlo a chi invece ha più bisogno. Grazie, grazie. Grazie a voi. Foto anche per te.